passiamo agli emendamenti proposti dal PD a Chiero Viva. Il riferimento è all'emendamento 21.811 del 29.4.2011. Chi prende la parola? Consigliere Scala, prego. Aspetta un attimo, 21.811. Aspetta, capito. Sì, un attimo che mi organizzo. Grazie, Presidente. È già stato ricordato dal Presidente che si tratta di una lettura e non di un'esposizione degli emendamenti. Penso che tutti quanti prima d'ora si siano avvenuti perfettamente quanto comunque abbiamo concordato. Ma scusate, giusto perché mi fanno stare giustamente dottorato, avrei voluto vedere secondo ordine quello del consigliere Cecconeno. Il consigliere Cecconeno mi ha informato che doveva andare a Sassari perché ha dei problemi personali di famiglia, per cui chiaramente passiamo e saltiamo a chi successivamente in questo caso al PD a Cherubino. Prego. Grazie Presidente. Il primo emendamento riguarda l'articolo 8 delle note del progetto di lavoro. Standard urbanistici sono l'adattazione, questo quando recita il testo Presidente, sono l'adattazione minima e inderogabile di aree per servizi pubblici di quartiere stabilito dal decreto territoriale 22 dicembre 1983, numero 2266/1, salvo diversa prescrizione delle presenti norme. Noi chiediamo di passare all'ultimo passo, salvo diversa prescrizione delle presenti norme, e mettere il punto dopo 2266/1 e aggiungere dopo 2266/1 il punto non deroga alle dotazioni minime per i servizi pubblici di quartiere stabilita dal suddetto decreto e tale deroga non è consentita nei piani educativi successivi ai dati di vigore del piano. Prego, ingegnere. Dirigente esprime parere contrario. Motivazione. Le norme del decreto 2266/1 dell'83 non sono derogabili. Pertanto la precisazione è superflua. La dizione, salvo diversa prescrizione delle presenti norme, vuole indicare che il PUC in alcuni casi prescrive eccessioni per standard in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto citato. Chiediamo Presidente che le motivazioni poi ci vengano comunque. Assolutamente, faremo le foto tutte per tutti quanti. Tutti i consiglieri comunali. Mi sembra minimo che possiamo fare. Grazie. Prego. Grazie. Emendamento sempre 21.811. Prego. Presidente, l'emendamento 2, prego. Prego. L'emendamento 2, articolo 11, capacità esercitativa teorica. Ai fini del calcolo della capacità esercitativa teorica, il PUC attribuisce 150 metri cubi. Qua comunque abbiamo derogato, ma comunque c'è tempo di una discussione generale per dire queste cose, per contestare quando comunque poc'anzi è stato detto. Ma andiamo avanti. Così ne costruiamo 3 milioni di metri cubi. Attribuiscono 150 metri cubi di colimetria edificabile per un abitante insediato e insediabile. Sostituire con, ai fini del calcolo della capacità insediativa teorica, il PUF in conformità sempre con il decreto assessoriale 22 dicembre 83 numero 2266/1 attribuisce 100 metri cubi di colimetria edificabile per un abitante insediabile. Prego, generale. Il dirigente esprime parere contrario con la seguente motivazione, come peraltro già indicata nella relazione introduttiva della professora Chierisi. Il parametro individuato dal PUC è stato ottenuto dalle analisi dell'utilizzo del patrimonio esistente, che nel territorio di Alghero è influenzato in modo particolare dalla presenza delle seconde case. Si fa rilevare che in molte parti del territorio il parametro oscilla tra 180 e 200. Capito, questa è una politica. Ma come è tecnico questo? Dove è la norma che dice che non può essere fatto questo metà? Consigliere Di Nocco. Presidente, io chiedo risposta alla mia domanda. Dov'è la norma, visto che sono cofirmatario di questo emendamento, chiedo l'ufficio di piano, Gianni Era, dov'è la norma che mi citi, la norma? Quando apriremo la discussione? No, 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 adesso, poi discussione, Presidente. Prego. Su, Presidente. Emendamento numero 3. L'emendamento numero 3. No, questa c'è. Esattamente residuale.
certo, per risposta politica. Ma dopo discutiamo. Abbiamo un fatto, fai piacere. Fai piacere, forza. Allora, veramente, vi invito a fare un po' di silenzio. Ingegnere, prego un attimo. Era sempre nell'articolo 4 del decreto Floris, si cita il numero degli abitanti presumibilmente insediabili ed è dopo assumendo, salvo diversa dimostrazione in sede di strumento urbanistico comunale, il parametro di 100 metri cubi. Quindi salvo diversa, noi l'abbiamo dimostrato. Io dico che non è così. Vabbè, proviamo la discussione generale. Prego. 180 il PDL dice, io dico 100, 180 si può fare mio no. Consigliere Gnoffo, no, per piacere. Di fondo. No, poiché il parere tecnico. È tecnico, questo è un parere politico. Questo è un parere politico. È una decisione politica. Questa è becera, questa non è democrazia. Consigliere Gnoffo, per piacere. C'è scritto salvo diversa dimostrazione. Appunto, benissimo. Che dica questo. Prego. Grazie Presidente. Va bene i soldi, La prima parte del testo articolo 12 fa testare le diverse previsioni delle tavole di piano o dei progetti guida, la rotazione minima di standard, abitando dei nuovi insediamenti residenziali è calcolata con il parametro 18 metri quadri ogni 100 metri cubi di volumetria residenziale così ripartiti. Sostituire con la dotazione minima di standard per abitanti nei nuovi insediamenti residenziali è calcolata col parametro di 18 metri quadri degli abitanti insediato o da insediare così ripartiti. E aggiunge dopo l'elenco puntato, dopo aree per parcheggi pubblici S4, in ogni caso non è consentito derogare a tali dotazioni minime di standard nel tavolo del piano e progetti guida nei piani costituiti successivi alle tratte di dove pubblico. Il dirigente esprime parere contrario, la motivazione. Le norme del decreto Floris 22/83 sono derogabili e pertanto la precisazione è superflua. Emendamento numero 4, prego. Articolo 4, emendamento numero 4. Nel testo articolo 13, alla frase amministrazione comunale possa sempre procedere alla protezione delle AES anteriormente alla presentazione del piano attuativo da parte privata, aggiungere o del piano particolareggiato su iniziativa pubblica. Prego. Parere favorevole. Emendamento numero 5. Il testo dell'articolo 14 recita i buchi determina la quota minima di edilizia residenziale pubblica da prevedere obbligatoriamente nella misura del 25% del volume residenziale totale delle sottozone edificatorie 2S e del 40% del volume residenziale totale delle sottozone edificatorie C3S. Sostituire con il PUCI determina la quota minima di edilizia residenziale pubblica da realizzare obbligatoriamente nella misura del 30% del volume residenziale delle sottozone edificatorie B2/S e C3S. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica devono essere ceduti gratuitamente all'amministrazione comunale, la quale li assegnerà a canone sociale a soggetti aventi diritto. La determinazione della percentuale degli alloggi da cedere a loro scelta è regolata dal regolamento attuativo approvato dal Consiglio Comunale. Abbiamo scritto comune mentre ne vado a spedire il Consiglio Comunale, Presidente. Il quale, per la determinazione della percentuale degli alloggi da cedere, comunque non inferiore al 30%, può tener conto della specificità del comparto edificatorio e deve assicurare che la qualità edilizia e impiantistica dei servizi di pertinenza degli alloggi ceduti sia equiparabile a quelli degli alloggi non ceduti. Prego, Generella. Allora, così formulato. Questa è politica, ma che lo diciamo noi, non con un tempo. Non sto parlando con te. Questa è politica. Ma il tecnico non deve fare politica. Che dia risposta tecnica? Abbiamo detto. Per piacere, Generella.
così formulato non si può che esprimere parere contrario, in quanto non può essere prescritto l'obbligo della cessione di alloggi realizzati, ma soltanto delle superfici su cui realizzarli. È ovvio che la prima parte, cioè il 30%, quello è tecnicamente fattibile, però andrebbe riformulato l'emendamento. Emendamento numero 6. L'articolo 16 del testo, in caso di cessionamento per ogni unità abitativa, residenziale o per uffici privati è obbligatorio garantire un posto auto entro i 300 metri di percorribilità pedonale dall'ingresso dell'edificio. Sostituire 300 metri con 150 metri. Prego. Favorevole. Sì. Numero 7, prego. Emendamento 7, sì, l'articolo 18, a pagina del testo, nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di raggiungere all'interno dell'otto soluzioni progettuali con tali requisiti, le cessioni possono essere curate in altre zone immediatamente limitrofe. Purché all'interno della sottozona B1A o sostituito da un corrispettivo monetario da determinarsi secondo i criteri stabiliti con diversa del Consiglio Comunale. Mettere punto a fine frase dopo sottozone B1A ed eliminare la parte o sostituire da un corrispettivo monetario. Dopo il testo aggiungere non è consentito sostituire tre requisiti con l'importo monetario da corrispondere all'amministrazione comunale, ad esempio con monetizzazione. Parere favorevole. Emendamento 8. Nell'articolo 18 per le zone B2S nel testo l'intervento edificatorio subordinato all'approvazione di un piano attuativo di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero comparto, invece con le seconde modalità eliminare o privata. Generale. Parere contrario con la seguente motivazione, perché in questo caso verrebbe limitato il diritto dei proprietari di procedere all'attuazione del PUC con propria iniziativa e piano attuativo. Presidente, gli emendamenti 9, 10, 11 e 12 saranno letti dal capogruppo di Agro Viva, il consigliere Di Notto. Prego. Grazie, Presidente. Emendamento 9, siamo sempre sull'articolo 18. In coda alla descrizione delle modalità di attuazione dell'intervento edificatorio, dopo l'ultimo testo, dalle lettere dell'elenco puntato, l'amministrazione comunale ha diritto o facoltà di espropriare la sottozona per i servizi a compensazione del fabbisogno delle zone B1. In tutto in parte al fine di attuare le previsioni del PUC, aggiungere una nuova voce all'elenco puntato con il seguente testo: l'approvazione del piano attuativo deve tener conto e avvenire in seguito a un effettivo processo di partecipazione pubblica, di consultazione con la popolazione dei quartieri coinvolti. Coinvolti all'intervento. In particolare, il processo di partecipazione pubblica deve essere teso a identificare le modalità e le soluzioni progettuali per soddisfare le esigenze e previsioni della popolazione. In termini di standard urbanistici, servizi, spazi, aree pubbliche e aree verdi, nonché per trarre indicazioni progettuali per la riqualificazione che tengano conto degli aspetti storici, culturali, identitari della comunità e delle popolazioni che vivono, lavorano o comunque frequentano il quartiere. Prego. Parere favorevole, anche se si fa osservare che sarebbe opportuno regolamentare la partecipazione popolare ai procedimenti amministrativi in altra sede, ad esempio il regolamento per la partecipazione popolare e non delle norme tecniche di attuazione. Emendamento numero 10, prego. Articolo 18, prescrizioni per le zone B2S, pagina 16. Vediamo, recupero anch'io, Presidente, così. Una partecipazione, la compartecipazione, cosa che i cittadini possono dire la sua, questa è la sinistra, caro Cambia. Emendamento 10, se posso, Presidente. Prego. Dopo tali superfici destinate ai servizi devono essere cedute all'amministrazione comunale all'atto della stipula della convenzione,
aggiungere: il piano attuativo deve prevedere che almeno il 50% degli oneri della realizzazione di standard S1, S2, S3, S4 siano a carico della parte privata e che la loro realizzazione sia contestuale alla realizzazione della volumetria residenziale. Prego, ingegnere. Il parere è contrario, con la seguente motivazione: che l'emendamento così formulato violerebbe la legge Luca Rossi, che determina gli oneri per le urbanizzazioni secondarie. Prego, emendamento numero 11. Siamo sempre sull'articolo 18. Sostituire: deve essere ceduta all'amministrazione comunale la superficie necessaria a realizzare edilizia sociale convenzionata o sovvenzionata per una quota pari del 25% del volume totale residenziale, compresi i relativi standard. Sostituire questa parte con una quota non inferiore al 30% del volume totale residenziale deve essere destinata ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, che devono essere ceduti gratuitamente all'amministrazione comunale, la quale designerà canone sociale a soggetti aventi diritto. La determinazione della percentuale degli alloggi da cedere è una scelta regolata da un regolamento attuativo approvato dal comune, dal consiglio comunale, presidente, che per la determinazione della percentuale degli alloggi da cedere comunque non inferiore al 30% può tener conto della specificità del comparto edificatore e che deve assicurare che la qualità edilizia, impiantistica e dei servizi di pertinenza degli alloggi ceduti sia equiparabile a quella degli alloggi non ceduti. Sì, un parere contrario, perché non può essere prescritto l'obbligo della cessione di alloggi realizzati, ma soltanto delle superfici su cui realizzarli. Ma l'emendamento prevede che le possano essere realizzate dai privati. Certo, i privati fanno le dà l'amministrazione che le dà chi ha bisogno, edilizia sociale, più case per i giovani e per le famiglie. Per i poveri. Emendamento numero 12, consigliere Di Novo, grazie. Case per i giovani e per i prego, piacere, consigliere Pina, prego. Emendamento numero 12. Per piacere. Dopo siamo nell'articolo 19, nelle prescrizioni per le zone C3S, pagina 17. Emendamento 12. Dopo, tali superfici destinate ai servizi devono essere cedute all'amministrazione comunale dall'atto della singola convenzione, aggiunge: il piano attuativo deve prevedere che almeno il 50% di oneri di realizzazione del standard S1, S4. Il piano attuativo deve prevedere che almeno il 50% degli oneri per la realizzazione degli standard S1, S2, S3, S4 siano a carico della parte privata e che la loro realizzazione sia contestuale alla realizzazione della volumetria. Contestuale, nello stesso momento. Era, prego. Il parere è contrario, con la seguente motivazione: che l'emendamento così formulato viola la legge di Calossi, che determina gli oneri per le organizzazioni secondarie. Emendamento numero 13. Emendamento numero 13, posso anche leggerlo, devo anche leggerlo, ma è esattamente per le zone C3S quello che abbiamo presentato per le zone D, ovvero deve essere ceduta, su cui abbiamo già parere negativo. Deve essere ceduta all'amministrazione comunale la superficie necessaria a realizzare edilizia sociale convenzionata o sovvenzionata per una quota pari al 25% del volume totale residenziale, compresi i relativi standard. Cassiamo questa parte e la sostituiamo con: una quota non inferiore del 30% del volume totale residenziale deve essere destinata ad alloggi di edilizia residenziale pubblica, che devono essere ceduti gratuitamente all'amministrazione comunale, la quale riassegnerà canone sociale a soggetti aventi diritto. La determinazione della percentuale degli alloggi da cedere e la loro scelta è regolata da un regolamento attuativo approvato dal Consiglio Comunale, che per la determinazione della percentuale degli alloggi da cedere, comunque non inferiore al 30%, può tener conto della specificità del comparto edificatorio
e che deve assicurare che la qualità edilizia impiantistica e dei servizi di pertinenza degli alloggi ceduti sia equiparabile a quelli alloggi non ceduti. Prego, Genera. Parere contrario, con la motivazione che non può essere prescritto l'obbligo della cessione di alloggi realizzati, ma soltanto delle superfici su cui realizzarli. Presidente, posso esclusivamente fare due cosette, una sola qua. Vorrei chiedere, visto che sono persona firmatario di quegli emendamenti, di questi emendamenti, che ha detto anche il consigliere Scala, la motivazione, ripeto, sull'emendamento 2. Che è quello dei 150 metri cubi, anzi 100 invece che 150. Perché un emendamento simile è stato proposto in quest'aula a firma del PDL che porta 180 invece che 150 ed è stato definito favorevole. Vorrei capire qual è la differenza tra uno e l'altro, Presidente, anche perché se posso chiedere dire al tecnico, pensavo sinceramente, per come conosco le norme, da ignorante urbanista del quale sono, di avere un parere favorevole a condizione. Qual è la condizione? Che si sarebbe modificato il piano nelle parti in cui indica che abbiamo trovato la necessità che siano i 150 metri cubi. Se noi modifichiamo quella parte di analisi non vedo perché non possiamo riportare a 100 per il minimo definito da debito floris. Questa penso che sia l'analisi tecnica da dare ed è quella che ho dato i 5 tecnici che io ho interpellato. Vorrei sapere qual è la motivazione per cui invece l'idea è completamente diversa, soprattutto su un emendamento presentato uguale dal PDL. In aumento di diminuzione. Allora, per piacere. La prossima riunione vedremo voi dare una risposta. Decido io quello che ho detto. Intanto, Presidente, le chiedo di mettere agli atti questa mia richiesta che faccio a lei e al segretario riguardo alla questione che ho posto nello scorso consiglio comunale all'ingegnere Amis. Alla sua risposta chiedo di avere la documentazione entro i tempi dell'articolo 36 38 del regolamento del consiglio comunale in modo che io possa fare il mio lavoro da consigliere comunale come deve essere fatto. Questo grazie al Presidente. Bene, allora, tenuto conto che dovremmo avere praticamente 37 emendamenti del consigliere Ceconello. Tenuto conto che il consigliere Ceconello non è in aula, io chiuderei la seduta riconvocando il consigliere già riconvocato per dopo domani alle 16. Buona serata a tutti.